Fissiamo il filo di montaggio in questo punto. Inseriamo subito una piumina di germano reale in questo modo e la faremo scorrere all'interno. Effettuata questa operazione, la incroceremo in questo modo. Fisseremo subito dietro del polipropilene in questo modo. Incrociando praticamente ora solleveremo tutto insieme in questo modo. Scendiamo verso la curvatura dove inseriremo in questo punto del biot bicolore. Piazziamo senza stringere troppo. Facciamo scorrere fino alla distanza desiderata. Pareggiamo
effettuiamo dei giri sotto. In modo da ottenere questo effetto. Pieghiamo indietro i nostri biot. Saliamo uniformemente. Ora con il biot annelleremo otterremo così un corpo sfumato su tono bicolore. Fermiamo più o meno a questa altezza. Leviamo l'eccedenza. Ora piazzeremo in questo punto del microcellettato, della plastica microcellettata, in questo modo. Ora lasceremo con l'apposito attrezzino un'asola sul filo di montaggio e prepareremo un sottile dabbing. Con un colore rossiccio aranciato, sempre in polipropilene. Effettuiamo un incrocio in mezzo alle ali e passiamo in testa in questa maniera. Ora inseriremo nell'asola del Cul de Carnan che avremo preventivamente preparato in questo modo. Con questo effettueremo l'avvolgimento
saremo a questa altezza. Passiamo avanti il microcellettato. Questo modo. Prepareremo ancora una piccolissima quantità dello stesso dubbing precedentemente usato. Che piazzeremo in questo punto. Ancora una piccola quantità. Fatta la testina, annodiamo. Ora non faremo altro che pettinare le nostre ali, come più volte abbiamo visto fare. E sagomarle alla misura desiderata. Con una goccia di colla. Chiuderemo il tutto. Ultima piccola controllata. E siamo in dirittura d'arrivo. Leviamo qualche fibra perpendicolare qui sotto, poche, pochissime, e a questo punto abbiamo terminato. Grazie dell'attenzione, alla prossima occasione. Thank you.